Ma diamo il buongiorno a Roberta Caruana e Giancarlo Calderone. Buongiorno. Allora, ma voi siete veramente meravigliosamente inclusi in un progetto di lavoro, veramente di creazione di borsa all'interno di una scuola, del CRISPI. Sì, sì. Cosa ci volete raccontare di questa esperienza che abbiamo avuto modo appunto di scambiare quattro parole prima? Sono veramente affascinata da questa cosa, dalla creazione della borsa. Sì, allora l'azienda per cui lavoro nel team marketing, cioè la Scale Group, per il secondo anno consecutivo sta avviando un progetto con i ragazzi del Damiano Almeida CRISPI, in collaborazione anche con il professore Calderone, e per quanto riguarda quella che è l'evoluzione della borsa, degli accessori di valigeria e pelletteria, ma anche per quello che riguarda proprio tutto quello che sta dietro la creazione di una borsa. Esatto. È stato per esempio ciò che abbiamo fatto l'anno scorso, andando proprio dai conti economici di quello che ci vuole, proprio calcolatrice alla mano, per creare una borsa, e poi anche da un punto di vista stilistico e tecnico tutte quelle piccolezze necessarie. Il professore tra l'altro sta finalizzando proprio in questi stiamo giorni il progetto. Sì, concretizzando, perché a settembre dovrebbe partire in vendita o comunque in produzione con la Bracciolini Group e sì, Scalia Group. Dovrebbe partire appunto la realizzazione di questa borsa che verrà messa in vendita. Sarà un orgoglio per noi eccezionale, grazie a Scalia che ha praticamente coinvolto i ragazzi insieme a Bracciolini per diciamo aggiornare questi ragazzi e portarli un po' fuori da questa scatola, sì, che è la scuola, non me ne voglia nessuno, ed è importante appunto questa esperienza per i ragazzi dal punto di vista sia artistico nostro, certo, che dal punto di vista economico, perché c'è un contributo anche di un calcolo di spesa che va fatto quando, certo, c'è in produzione una borsa. Quindi veramente abbracciare l'arte, per questo dicevo, mi collegavo anche alla canzone, l'amore verso l'arte, il made in Italy, no? Lo possiamo veramente sottolineare, sì, e anche in queste che sembrano piccole cose che poi invece portano a far risaltare la bellezza di quello che possono essere anche dei talenti, no? Possibili talenti. Esatto. Sì, certo, infatti anche il nostro obiettivo è quello di mettere a disposizione la nostra esperienza in questo mondo che comunque dura da parecchi anni, sia dal punto di vista di quello che abbiamo anche realizzato noi direttamente. A proposito di Made in Italy, abbiamo, certo, un progetto in ballo da questo punto di vista di cui parleremo nei prossimi appuntamenti anche con i ragazzi, per raccontare questo mondo che non è soltanto quello che possono vedere magari tramite uno schermo, ma tutto quello che c'è dietro. Sì, e che non è irraggiungibile. No, assolutamente no. Potrebbe svelarsi una nuova professione, un nuovo stimolo per fare qualche cosa di più, perché dietro questo mondo si sviluppano un'enorme quantità di professionalità e noi siamo lì per dare questi input. Infatti durante i nostri appuntamenti chiameremo delle persone del settore, da titolari di azienda a comunque professionalità che ruotano intorno a questo mondo, per dare delle esperienze concrete, sì, dei consigli, dei suggerimenti e per spianare eventualmente una strada concretamente su quello che potrebbero fare da grandi. Quindi veramente all'atto pratico lo possiamo dire, si può fare, si può fare. Adesso naturalmente continuiamo con la musica, ma torneremo a parlare, entriamo un po' nel dettaglio, nel dare veramente la possibilità anche a chi ci ascolta e chi ci guarda al canale 394, veramente di entrare in questo mondo, no? Il mondo della borsa, dell'arte, è veramente bellissimo. Ma allora stiamo parlando con Roberta Caruana e Giancarlo Calderone di questa bellissima prospettiva di poter veramente fare tanto attraverso la progettazione di una borsa e riuscire veramente di andare a fondo, e addirittura si parla di possibile vendita. Sì, addirittura questo progetto ha stimolato anche noi docenti. Importante, certo, è seguire i ragazzi e lasciare che loro possano esprimersi. La cosa più bella è questa, che un'azienda che viene da fuori viene a casa nostra. Non sono i ragazzi che vanno da loro, ma ogni vengono tanto, ed è difficile. Succede questo connubio, certo, questa collaborazione bellissima, tra l'altro tendendo a un raggiungimento di un obiettivo che è quello di unire due elementi fondamentali, che sono due potenziali: il CRISPI, che è l'economico e farà la contabilità, e il marketing seguirà, che sarebbe lo studio del prodotto, la qualità e la produttività, la fattibilità anche della vendita in funzione a tutta una serie di elementi che non sono, sì, solo di calcolo, ma che sono anche di prospettive di vendita in base al prodotto stesso. Cioè, se la borsa è un prodotto disegnato e realizzato per un'età, una fascia di età, sì, loro sanno
quanto possono vendere e se piace quel prodotto. Ecco il discorso. La cosa più bella è, poi alla fine, che questo prodotto rappresenta la nostra Sicilia. È una cosa parte fondamentale. Parte di noi anche noi. Perché... Infatti all'interno di questa borsa ci sono delle maioliche reinventate dai ragazzi stessi, perché insomma non si potevano reinventarli a lavorare, e hanno lavorato con l'iPad. Sì. Hanno lavorato con degli elementi, delle funzioni strumentali che sono d'avanguardia, e la collaborazione con Group, Scalia Group, che è veramente importantissima. Siete una squadra incredibile, lo e posso questa dire. Questa è la cosa bella, la realizzazione di un progetto va fatta insieme. Così, è un gruppo, è un lavoro di gruppo. Arriva, arriva. Roberta, ci vuoi dire qualcosa? Sì. Che meraviglia che siete. Allora, proprio sulla scorta di quello che abbiamo fatto lo scorso anno, sì, con la realizzazione della borsa, quest'anno ci stiamo incentrando su tutti quanti quelli che possono essere gli spunti. Sì. Che permettono a chi lavora in questo ambito di andare a modificare anche da un punto di vista stilistico e funzionale i propri accessori. Noi adesso siamo abituati, anche noi donne, a portare degli zaini iperfunzionali, porta tablet, porta computer. Questo, se guardiamo indietro agli anni 50, non era minimamente concepibile. Decisamente. Infatti, per esempio, il primo appuntamento sarà quello dedicato all'evoluzione della donna e in parallelo alle borse da donna, come si sono evolute dall'essere delle piccole borsettine di perline per poi diventare appunto degli zaini anche o delle borse funzionali dedicate alla vita professionale della donna, sì, così come degli altri aspetti che non bisogna trascurare, per esempio il mondo della sostenibilità. Sono molte le aziende, giusto, di moda, di valigeria e di pelletteria che si occupano di produzioni sempre più sostenibili con l'utilizzo di materiali sia riciclati sia riciclabili, e questo permette ai ragazzi non soltanto di approfondire e dare degli spunti su dove potrebbe andare la moda e tutto quanto questo mondo nel corso degli anni, ma anche capire quanto quello che facciamo, quello che la società fa nel corso del tempo, non fa altro che andare a marcare un punto di riferimento che poi servirà per il futuro, quindi compreso quello che faranno i ragazzi nel corso della loro vita e nel loro piccolo. Ok, grazie Roberta, veramente abbracciare il mondo a 360 gradi è importante anche farlo, non è soltanto un realizzare qualcosa, no? Ma pensare anche in un contesto in cui viviamo e per un futuro anche in questo senso. Adesso continuiamo, c'è Saturday Sunday sempre a Radio Time. Allora, parliamo un attimo di una cosa che è decisamente collegabile non solo al marketing, ma proprio alla comunicazione, no? Quello che è un po' Radio Time, voi, è il comunicare, no? Per creare veramente delle connessioni con quello che potrebbe essere un qualcosa all'interno di una scuola e quello che può essere il far conoscere anche questa realtà, no? Al di fuori della vostra realtà. Sì, infatti, per esempio, durante il primo appuntamento che inaugurerà il nuovo ciclo di incontri con i ragazzi, sì, sarete presenti anche voi per raccontare la vostra esperienza nel mondo della comunicazione della radio, che, così come tutto il resto del mondo della comunicazione, è legata strettamente al mondo della moda. Sì. E poi anche tutte le collaborazioni, racconteremo tutte le collaborazioni che abbiamo portato avanti insieme nel corso degli anni, perché diciamo, no, non siamo nuovi diciamo dei vostri appuntamenti, abbiamo avuto modo di partecipare in diverse occasioni sia all'interno dei nostri punti vendita sia in occasione di eventi e sfilate, proprio perché crediamo che questo mezzo di comunicazione sia ancora fondamentale e soprattutto arrivi direttamente al cuore delle persone anche per poter raccontare quello che noi facciamo. È vero, e poi arrivare veramente, che bello che hai detto, al cuore delle persone, in realtà poi attraverso anche in questo caso per esempio la radio, no? Anche noi oggi qui insieme, la cosa incredibile è pensare che grazie alla tecnologia di oggi possiamo arrivare in tutto il mondo, possiamo far vedere e rendere partecipi un po' tutti quelli, no, che magari in questo momento sono anche che ci stanno guardando al canale 394 oppure ci stanno ascoltando. Io trovo questa una cosa decisamente magica, un po', no, di quello che può essere il collegare le varie arti, unirle insieme, no, e diventare, come dire, anche qui una squadra. Anche, no? Questa è la squadra, è vero? Anche Radio Time. È vero, anche Radio Time, assolutamente, è la squadra. Assolutamente. Allora, vogliamo un attimo anche ricordare, quindi c'è un appuntamento lunedì 13 marzo, è vero? Qualche dettaglio al riguardo, dalle 10 alle 11, presso la scuola, sì, Damiani Almeida Crispi. Sì, sì, sì. Inaugureremo questo con il primo incontro proprio dedicato all'evoluzione del mondo della donna e della borsa da donna, facendo poi un focus sulle professionalità femminili di diversi settori, tra cui appunto quello della radio, nello specifico di Radio Time. E sarà appunto il primo appuntamento, ce ne saranno altri 5. Bene. Dove in realtà in quello finale chiederemo ai ragazzi, sulla scorta di quello che hanno
hanno recepito nel corso degli altri appuntamenti, di immaginare sia a parole sia mediante un disegno, una tavoletta grafica, comunque vorranno, quello che potrebbe essere per loro l'accessorio del futuro. Che meraviglia, quanto è importante, no? Ce lo siamo detti anche durante le... quanto è importante stimolare la fantasia e la creatività anche di questi giovani, no? Perché le possiamo collegare anche per il futuro, non solo a livello di quello che può essere la cura del materiale, di tutto quello che è, ma anche andiamo, dobbiamo ricordarci di questa stai cosa. Stai dicendo delle cose perfette, che non ho detto neanche io poco fa, perché lo studio dei materiali per noi artisti è fondamentale. Certo. Perché si è programmato, per esempio, lo studio per la borsa per una pelle, si è progettato, e quindi poi noi studiamo anche la morbidezza, l'utilizzo di quella borsa e la funzionalità, non solo l'estetica. Esatto, quanto è importante anche in questo. Veramente grazie per queste piccole, no, piccole pillole di bellezza, lo possiamo dire. Adesso arriva Dua Lipa, sempre su Radio Time. Mi raccomando, state con noi, perché vi ricorderemo alcuni appuntamenti importanti con queste persone veramente incredibili. E sempre viva l'arte. Allora, si parla in questo momento di, con questi due ospiti veramente speciali, si parla di progetti, ma non solo di progetti, di quello che può essere realizzare le borse, specialmente l'avvicinarsi anche ai giovani, no? Per una versione futura, anche futuristica. Parliamo del passato, del presente, per il futuro. Assolutamente. Ecco, cosa possiamo dire a questo proposito di tutto quello che è un po' stata l'evoluzione, che appunto ci dicevamo è importante, sì, ricordare chi eravamo, no? Anche in questo. La storia ci insegna che non possiamo guardare al futuro senza pensare a quello che è successo nel passato. Okay. Allo stesso modo, nel mondo della moda e degli accessori, non possiamo andare a ipotizzare e immaginare il prodotto del futuro se non ci rendiamo conto dei prodotti del passato e di come questi si sono trasformati nel corso del tempo. Negli altri appuntamenti che avremo insomma il piacere di portare avanti con la scuola, si parlerà proprio di questo, di quelli che sono stati tanti piccoli cambiamenti che abbiamo vissuto in prima persona, che in realtà magari inconsapevolmente noi non sappiamo, che hanno portato a dei grossissimi cambiamenti nel mondo, per esempio, della pelletteria o della valigeria. Sì. Stiamo parlando per esempio dell'arrivo dell'euro, che ha cambiato totalmente il modo di concepire la piccola pelletteria, perché cambiando il formato delle banconote, le monete e così via, è anche cambiato il portafogli. No, veramente incredibile questa cosa, anche molto affascinante entrare veramente nel piccolo dettaglio delle cose, è importantissimo. Il diffondersi delle carte di credito o della carta d'identità sotto forma, giusto, di tessera come una vera e propria carta di credito ha permesso anche di sviluppare proprio dei nuovissimi modelli di portafogli che prevedono ampio spazio per questo genere di oggetti. Così come, per esempio, andando invece nel mondo del viaggio, un evento come quello dell'11 settembre ha marcato profondamente non soltanto, diciamo, la società e la storia contemporanea, ma anche il mondo della valigeria, perché restrizioni delle compagniere, oppure anche le misure dei bagagli e i sistemi di chiusura dei bagagli in questo momento sono conseguenza di tutta quella serie di innovazioni in virtù della sicurezza che sono state portate avanti da quel periodo. Certo, è una cosa veramente cui forse non si riflette magari più di tanto, e parlando con voi mi si è aperto come un mondo in questo senso, veramente è incredibile. Però dico, ma è importante, non so se siete d'accordo anche voi, ecco, ci vuoi io dire qualcosa, Giancarlo? Fare l'intervento per quanto riguarda, sì, questo studio che poi viene seguito dai, sì, ragazzi dal punto di vista progettistico o grafico, e appunto c'è lo studio, lei ha detto una cosa bellissima, il fatto delle modifiche anche della carta di credito, della carta d'identità, insomma. Giusto. Tutte queste cose in funzione pure di uno studio, di una progettazione della pelletteria, cioè cambia l'evoluzione. Sai che non ci avevo proprio pensato a questa cosa. È una cosa molto importante, tant'è che lei nel primo intervento a scuola mi ha sorpreso che ha fatto un intervento sul marketing, lo studio e la ricerca, perché lei è esperta di questo, infatti. Giusto. Ha fatto un riferimento. E qui nasce il discorso della collaborazione. Ognuno con le proprie esperienze forma un gruppo di lavoro ed esce fuori, come dicevi tu, un'opera d'arte. Sì, perché poi, esatto, questa borsa alla fine è un'opera d'arte. Esatto, e nella condivisione il bello è appunto che c'è un po' di ognuno di noi. Io penso non ci sia cosa più bella, davvero diventa arte a 360. Veramente, cosa posso dire? Che è un'esperienza veramente incredibile poter essere arrivati a voi, e voi penso a noi, a chi ci ascolta. Grazie. In questa realtà, no? del progettare, del creare, dell'arrivare anche ai giovani, lo possiamo dire? Sì, assolutamente.
Ecco, cosa possiamo dire di, appunto, di quello che può essere il cercare di far risaltare possibilità, talenti o anche semplicemente esserci in mezzo ai giovani per far uscire fuori quello che possono essere le loro idee, la loro creatività e la loro fantasia in questo? È una possibilità grande che voi date con questo. Si parlava già con il gruppo Scalia, che praticamente ci sono già dei ragazzi che collaborano e lavorano per alcune aziende. E escono qualificati e preparati già anche col diploma. È ovvio che giustamente uno cerca di proseguire o di farli proseguire perché possano realizzare i loro sogni, perché esatto. Poi alla fine non solo è parole. Questo. Infatti io sono contento, la chiudo qui, poi lascio la parola alla collega che voglio ringraziare Radio Time per questa grande possibilità, importantissima possibilità di far capire quanto sia importante il lavoro di un'azienda e di una scuola che oggi si chiama anche azienda. Veramente, Giancarlo, grazie a voi. Roberta. Sì, allora, per chi volesse insomma approfondire il nostro mondo in generale, volevo ricordare che ci potete trovare sui nostri canali social, Scalia Group, e anche sul nostro sito di e-commerce www.scaliagroup.com e nei nostri punti vendita Scalia Bags, dove ecco. Voi siete stati ospiti svariate volte, e vi ringraziamo nuovamente insomma per questa partnership che continua ad andare avanti. Ma grazie a voi, è uno scambio, no? È uno scambio di tante cose, non solo di informazioni, energie, anche di un sapere, perché lo possiamo dire che anche con una semplice chiacchierata, però per chi anche ascolta si aprono nuovi mondi. Personalmente penso sia anche così, quindi vi ringrazio. Ricordiamo anche l'appuntamento di lunedì 13 marzo? Sì, okay. Dalle 10 alle 11 presso il Damiani Almeida Crispi. Bene, bene, allora grazie veramente a entrambi, grazie a Roberta Caruana e Giancarlo Calderone.